E allora, vedo collegato con noi, ringrazio l'onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, anche se immagino che pure la sua carica sia stata sospesa adesso, o no? Guardi, il presidente Conte, ha detto bene, dobbiamo dividere i piani, fare due, piani, cioè un piano giuridico e formale e un altro piano che è politico e sostanziale. Nel piano giuridico e formale, il Tribunale di Napoli ci ha detto che dovevano votare, dottoressa, anche gli iscritti inferiori a 6 mesi. Lei sa bene che era prassi consolidata del vecchio corso del movimento di far votare solo chi aveva un'anzianità oltre i 6 mesi di iscrizione. Quindi noi adesso provvederemo immediatamente a far rivotare le ultime delibere anche a chi è iscritto da meno di 6 mesi. Sul Quindi piano nuovo invece. statuto, nuovi vertici sostanzialmente, ci sarà un altro voto. Ci sarà un voto a ratifica delle delibere e voteranno anche chi è iscritto da meno di 6 mesi. Sul piano invece politico e sostanziale, Non il cambia presidente nulla? De Conte resta il leader del Movimento 5 Stelle, in quanto è stato votato con un'ampia maggioranza. Poi su questo mi lasci anche una digressione personale. Chi è iscritto da meno di 6 mesi aveva tanta voglia di votare, ma per il nuovo corso, in quanto si è iscritto nel solco del nuovo corso di Conte. Quindi la Ah, quindi a realtà maggior è che con la ragione nuova lei dice ratifica. coinvolti anche questi nuovi, la leadership di Conte non è in discussione, come ha detto appunto lui ieri Non è in sera. discussione. Non è in discussione, questo ce lo dice davvero così, dice Gubitosa. Però indubbio che questa decisione del Tribunale di Napoli arriva in un momento complicato per il Movimento 5 Stelle, con lo scontro che insomma è confermato anche da quanto ha dichiarato ieri Conte tra Conte e Di Maio, perché ha detto l'espulsione di Di Maio non è all'orizzonte, ma non posso ignorare l'attacco. Allora c'è effettivamente il rischio adesso di una scissione, anche di una conseguenza su questo nuovo voto dello scontro tra Di Maio e Conte, o si riuscirà a ricucire? Dobbiamo fare una premessa su questo. La prassi di far votare tutti gli iscritti da oltre i 6 mesi era una prassi consolidata già prima del leadership del presidente Conte. Quindi tutti i governi che hanno votato, gli iscritti al movimento, le parlamentarie, il requisito era 6 mesi di iscrizione. Quindi in alcun modo questo Può cavillo condizionare. burocratico può entrare o condizionare la dialettica che c'è stata tra il ministro Di Maio e Conte. E su questo voglio dire che le dimissioni del ministro Di Maio da presidente del comitato di Di garanzia garanzia. sono stato un elemento chiarificatore, in quanto oltre alle dimissioni c'era anche una lettera in cui il ministro Di Maio scriveva di appoggiare il nuovo corso, quindi il presidente Conte, e Sì, avrebbe però detto la sua rivendicava come. anche libertà di Normalissimo. manovra e quindi anche di Guardi, critica la all'interno del libertà di. movimento, tant'è che Conte appunto dice non me lo dimentico l'attacco, quindi non mi sembra che Ma sia infatti, pacificata la situazione adesso. ci saranno delle cose che dovranno essere necessariamente chiarite, ma la lettera in cui si appoggia il nuovo corso, le dimissioni, sono comunque un elemento chiarificatore. Dubitosa. Il faro sono i temi. Noi, per quanto riguarda il Quirinale, abbiamo messo in piedi una cabina di regia in cui c'erano presidente, vicepresidente, capogruppo, ministri, c'era anche il ministro Di Maio, in cui sono state stabilite dei traguardi da raggiungere. E avevamo da un lato che Draghi doveva restare a Chigi come timoniere di questa barca nel mare in tempesta della pandemia, anche economica e sanitaria. Dall'altro una figura autorevole e di altro valore istituzionale e morale per il Quirinale. Bene, noi questa linea l'abbiamo portata avanti tutte insieme, abbiamo provato anche
a ragionare, perché i nomi delle donne di alto profilo, non solo semplicemente donne, ma di alto profilo istituzionale e morale, sono stati sempre sul tavolo fino alla fine. Il Movimento 5 Stelle ci ha provato in tutti i modi, ha lottato, poi ci sono stati dei veti incrociati e comunque abbiamo fatto crescere man mano Mattarella nell'urna, e questo è un dato in Parlamento. Fatto. Dopodiché, al di là delle dinamiche, questa è la cosa che ha detto anche Conte a Di Maio, cioè c'eri anche tu in cabina di regia. La dissociazione è avvenuta poi da Di Maio dicendo la leadership, qualche leadership ha fallito, no? Quindi il problema, come diceva Manfellotto, all'interno del movimento obiettivamente resta. Noi portiamo avanti i temi che contraddistinguono il Movimento 5 Stelle, quindi questa era la linea quello della cabina dice, di regia. Poi accordo. Abbiamo i temi della giustizia, di una giustizia che giusto. Ha bisogno di essere semplificata, e il Movimento 5 Stelle ha dimostrato con la modifica della Cartabia che riesce ad incidere quando vengono intaccati i propri valori. Poi abbiamo la riforma del fisco, la rivoluzione digitale che dobbiamo fare in questo paese. Ecco, il faro non sono le opinioni personali, ma i temi. E su questo lei dice ritroveranno d'accordo, Conte Di Maio. Quando ci sarà il nuovo voto adesso? Guardi, a stretto giro, perché è una cosa che va sistemata nell'immediato, ci vogliono adesso dei momenti di confronto e sistemare anche questa parte, diciamo, illegalese. E poi mi lasci dire una cosa su quanto detto. Sì. Dal primo momento, sulla questione del capo dello Stato, si è detto che il movimento era diviso, che Conte non controllava i parlamentari, che ci sarebbero stati voti, diciamo, in dissenso del leader e della leadership. In realtà, alla fine, siamo stati invece compatti, così come avevamo sempre detto. Abbiamo ottenuto gli obiettivi che avevamo prefissato, però ovviamente, come è normale che sia, questa cosa poi nessuno ce l'ha riconosciuta, in quanto fino al giorno prima si diceva Conte non controlla i parlamentari, il giorno dopo compatti più di tutti nell'urna. Ecco, andrebbe riconosciuta anche questa cosa. No, diciamo che è anche vero che quando, insomma, ci furono i primi voti per Mattarella, ecco, i 5 Stelle non seguono l'indicazione del leader per aderire alla moratoria indicata da Campi, e poi dopo contestarsi voti a Mattarella. Ma è intervenuto Grillo, caro Gubitosa. Sì. C'è il nuovo intervento sul blog? Sì, sui social, appena che scritto dice? Questo Beppe Grillo. La situazione è complicata, ma le sentenze si rispettano. Non possiamo negare la situazione complicata, poi sempre Grillo aggiunge che promuoverà un momento di confronto anche con Conte, scrive sempre Beppe Grillo, e no a decisioni avventate. Invitiamo tutti a rimanere in silenzio, non assumere iniziative azzardate prima che ci sia una condivisione sulla strada da seguire. E questo lo quindi è lui Beppe che Grillo. Ha insomma adesso ha i pieni poteri. Invitiamo tutti, caro Gubitosa, a rimanere in silenzio. È il contrario di quello che ha detto Gubitosa, sì, vorrei esatto. far notare. Infatti. Guardi, mi sembra di aver detto che la situazione va affrontata con un confronto. Nessuna fretta. Allora, Conte ha condiviso il podio. E Giuseppe Conte perché stiamo seguendo in live in diretta. Sta succedendo tutto adesso, peraltro. In diretta. Quindi, Conte ha appena condiviso praticamente questo è un post Facebook di Grillo, e Conte l'ha appena condiviso sul proprio profilo. Quindi è un segno. Adesso aspettiamo che Di Maio lo condivida sul suo profilo. Facciamo la verifica in diretta. Perché anche questo è interessante. Luigi, Conte Di che Maio. Pensava di essersi finalmente liberato di Diamo Grillo. Subito.